preghiamo perché lo sviluppo possa aiutare questa cittadina a crescere sempre di più. Un iter avviato 10 anni fa è che oggi vede la luce. Inaugurata la bretella che collega la strada statale 100, la provinciale 60 e la 16, 2,5 km di strada a 4 corsie e pista ciclabile annessa. Realizzata grazie a fondi regionali per la viabilità sanitaria, porta evidenti benefici anche al centro commerciale Bari Blu. Devo dire che come sindaco sono soddisfattissimo. Questa è un'opera molto importante, 4 milioni di euro di investimenti che oggi portiamo finalmente a completamento su un'arteria che sconvolgerà, penso, sin da oggi quello che è il futuro di questa città. Un'arteria che collega la statale 100 con indirettamente attraverso un intermezzo dell'SP60, della provinciale 60, direttamente sulla Brindisi-Lecce, quindi una viabilità che bypassa il paese, che trova un'integrazione all'interno della sua articolazione anche con il paese attraverso l'incontro con l'ospedale, e naturalmente favorirà sicuramente anche dal punto di vista commerciale una serie di attività su insediamenti, diciamo così, commerciali che insistono nel nostro paese. Con l'interramento della ferrovia del sud-est sicuramente modificherà grandemente questa cittadina. La strada è stata concepita per snellire il traffico urbano che per Trigiano era estremamente penalizzante. È ovvio che si accorciano tutte le percorrenze, compresa quella del centro commerciale, però l'obiettivo credo primario sia stato quello di facilitare la percorribilità per chi dalla 100 voleva raggiungere la tangenziale in direzione Brindisi, e credo che l'opera abbia assolutamente centrato in pieno l'obiettivo.